Buongiorno a tutti i miei carissimi iscritti. Era da un po' di tempo che non usavo più il mio schermo verde per creare la scena di fondo, eh? In ogni caso, l'ho fatto perché? Perché ho un nuovo gioco da proporvi, da recensire. Lo so, ne sono usciti abbastanza di giochi recentemente che ho dovuto recensire e tuttora ne continuano a uscire di belli da dover recensire. Però purtroppo, ragazzi, mi trovo in una situazione in cui non posso fare tutte le spese che mi piacerebbe fare. Quindi purtroppo posso offrirvi delle recensioni soltanto di alcuni titoli. In questo caso uno in particolare. Yoshi Woolly World, il mondo di lana Yoshi. Ci tengo a precisare che Yoshi è il personaggio da me preferito della serie Nintendo. E quando l'ho visto in versione lana, nelle varie immagini che ne anticipavano l'uscita nei negozi, me ne innamorai e decisi di volerlo acquistare per provarlo direttamente. La trama del gioco è la seguente. Un noto rivale nemico della serie di Yoshi, così come di Super Mario, torna a fare visita agli esserini, ai dinosauri di lana. Ovvero, il Wizard Koopa, il Koopa stregone, arriva dal nulla sull'isola Gomitolo, dimora dei nostri dinosauri di lana, e decide, per ragioni ignote e non definite, di trasformare con un incantesimo i nostri carissimi protagonisti Yoshi in gomitoli. Appunto perché non lo si sa, però in quell'incantesimo due esemplari di Yoshi si salvano fortuitamente e saranno proprio loro due a dare inizio all'avventura, alla ricerca di Koopa Wizard per fermarlo e recuperare nei vari livelli la lana da cui sono composti tutti i loro amici per farli ritornare come erano prima e fare in modo che tutti possano tornare a vivere felicemente sull'isola Gomitolo. E dunque iniziamo la nostra avventura e vediamo in sostanza che cos'è Yoshi Woolly World. Yoshi Woolly World è un gioco molto simile a Yoshi Island, se non fosse per le evidenti differenze di scenario, che è tutto creato unicamente come se fosse fatto di lana, in maniera curata nei dettagli e decisamente piacevole alla vista. Un'altra delle differenze che caratterizza questo nuovo capitolo di Yoshi dai precedenti sono anche le armi a sua disposizione. Non che Yoshi non riesca a eliminare i suoi nemici in maniera efficace e semplice, ma volendo li può assimilare per creare non delle uova, ma delle palle, dei gomitoli che diventano più grosse a dipendenza della lana ingerita. E sono proprio queste palle di lana, questi gomitoli, a avere una caratteristica molto differente da quelle delle classiche uova di Yoshi. Sì, perché questi gomitoli serviranno non soltanto a inibire determinati bersagli, ma saranno anche utili per attivare delle nuvole nascoste che a loro volta faranno scoprire passaggi nuovi, ma serviranno anche a riempire, proprio a completare determinate parti dello scenario come piattaforme e tubi warper. In sé è una differenza a dir poco rilevante, anche perché oltre ad essere delle armi hanno un ruolo fondamentale per tutta la durata della storia. Torniamo ora a guardare queste ultime nuvolette nascoste appena citate. Ebbene sì, queste secondo me sono il fulcro del gioco, ma in che senso? Nel senso che non solo vi faranno trovare aree alternative di cui sono veramente pieni i livelli, o oggetti speciali come margherite, gomitoli di lana o gemme, ma anche sì, cuori per le vite, non solo vi faranno trovare ciò, ma loro stesse sono parti nascoste nel gioco, ovvero non proprio tutte per l'esattezza, però soltanto se Yoshi va nella sua direzione, cioè nella loro posizione stimata, esse appariranno e soltanto da lì in poi potranno essere attivate dal nostro eroe con i suoi gomitoli di lana. Questo è il fulcro del gioco, pertanto, per quale motivo? Per via del fatto che questo capitolo di Yoshi non è un semplice platform, inizia dal punto A e arriva al punto B che è il finish, no, bensì è incentivato sulla collezione di oggetti. Questi ultimi citati, le margherite, che vi serviranno 5 per ogni livello per sbloccare dei livelli alternativi speciali che normalmente non potreste visitare,
i 5 gomitoli per ridare vita a un nostro simpatico amico Yoshi con un tema suo personale, che poi è anche lo scopo del gioco. Poi dovrete trovare dei timbri, 20 per livello, collezionando tutte le gemme, e oltre ciò dovrete riuscire a finire il livello con tutte le vite. Soltanto in questa maniera voi potrete considerare lo scenario completo al 100%. Non è male, eh? Però appunto il fatto che ci sia tutta questa difficoltà nel riuscire a trovare tutti gli oggetti fa subentrare una, se si vuole, novità, o anzi una mancanza più che un'aggiunta, che in altri capitoli Super Mario, così come Yoshi, era presente, ovvero la mancanza di un tempo limite. Ebbene sì, è stata incentivata la ricerca in questo capitolo di Yoshi, in questo nuovo capitolo che è Wally World. Non vi basterà appunto completare gli scenari, ma avrete però a disposizione tutto il tempo necessario per esplorare in lungo e largo lo scenario, trovare tutte le zone nascoste, tutti i muri con cui interagire, trovare di conseguenza tutti gli oggetti per poter proseguire. Attenzione però, perché ciò può essere un bene come un male. In questo gioco appunto manca il fattore game over, non ci sono le vite, pertanto ogni volta che si muore si torna al checkpoint resettando tutto. E ciò può essere fastidioso per le persone che preferiscono un approccio più diretto nel tipico platform, ovvero appunto quello come ho detto prima, iniziare dal punto A e completarlo al punto B, perché spesso e volentieri sarà necessario scoprire le zone alternative speciali che comunque serviranno al completamento del livello in maniera normale, o saranno coinvolti in attività secondarie, ovvero nell'indovinello, nei puzzle, cioè per capire come spostarsi, appunto per raggiungere le zone necessarie a continuare il livello. Questo pertanto può rilevarsi noioso per molti giocatori appunto che preferiscono gli approcci più diretti a questa categoria di gioco. Però ci sono anche delle parti alternative che compensano questa mancanza, se si vuole, questa voglia ai giocatori di darsi da fare e completare lo stage nel minor tempo possibile, e sono le zone alternative. Perché oltre che dare la sfida di raccogliere tutte le gemme presenti in questi stage alternativi bonus, Yoshi subirà una mutazione che renderà il tutto più veloce e più dinamico. Però appunto ricordate, c'è un tempo limite, e se non riuscite a completare con lo stage speciale nel tempo limite, lo dovrete rifare fino al completamento per poter avanzare nei vari livelli. Questo appunto è una cosa soggettiva, a qualcuno può piacere, a qualcuno meno. Secondo me come principio ci sta, è una bella unione, però appunto il fattore parti speciali nascoste possono diventare una pecca per giocatori con poca pazienza. Guardiamo però come ultima cosa, ma non per importanza, il fattore degli Yoshi. Perché una volta che si creerà uno Yoshi collezionando i 5 gomitoli per ogni livello, quest'ultimo sarà selezionabile, ma c'è un ma. A differenza di Yoshi Story, che alcuni di essi avevano delle capacità particolari come lo Yoshi bianco e lo Yoshi nero, in quest'ultimo capitolo nessuno degli Yoshi che sbloccherete, che sarà pure selezionabile come personaggio fisso, nessuno di loro avrà un'abilità speciale. Ciò è un peccato, è vero, sono davvero tanti, magari nessuno, cioè non si sarebbe neanche saputo cosa fare di preciso come abilità speciale per ognuno, ma sono sicuro che con un po' di ingegno ci sarebbero arrivati da loro, così da magari riuscire a compensare le pezze che vi daranno delle abilità speciali nei vari livelli se voi li selezionerete, come ad esempio se rimbalzare quando si cade nel vuoto, trovare angurie, fare in modo che ci sia sempre il vostro amico cane, amico di Yoshi tra l'altro, che sarà essenziale per alcuni livelli, e così via. Se si compensava quella mancanza e si metteva in automatico come abilità passiva per altri Yoshi, il collezionarli sarebbe stato decisamente più gradevole e più sensato. E questo in sostanza è Yoshi Wally World, un gioco simpatico, curatissimo nei dettagli, bellissimo all'occhio essendo che tutti i componenti dei livelli sono fatti di lana, geniale, pieno di indovinelli,
che adatta il gioco a età differenti, dai 3 anni in poi. Ce n'è per tutti i gusti, per i giocatori più accaniti, che si daranno al collezionismo sfrenato e non andranno avanti fin tanto che non completano al 100% ogni stage, ai giocatori più tradizionali che preferiscono semplicemente completare la storia per godersi il finale in pace. Insomma, Yoshi Woolly World è veramente un titolo stupendo, amorevole, tutte le cose positive che si può dire per un titolo Nintendo, che vale la pena di avere se siete dei fan del mitico dinosaurino verde Yoshi. Detto questo, oltre che a consigliarvelo, io vi direi anche, se trovate un amiibo di Yoshi in versione lana, prendetelo, perché oltre che essere pezzi rari, avranno anche un utilizzo nel gioco. Quindi, pertanto, se prima non eravate convinti, ora fidatevi, io vi do l'ok per questo titolo e se lo volete andate e acquistatelo, divertitevi, veramente c'è da divertirsi in questo gioco pieno di potenziale e di tanto tanto caldo, essendo che si parla di lana. Grazie a tutti per avermi seguito, io spero che abbiate gradito la mia recensione e alla prossima con un futuro video.